Noi chiediamo un incontro con il presidente Crocetta. Noi vorremmo innanzitutto che la Regione Siciliana prendesse coscienza della gravità del fenomeno delle persone scomparse. In Sicilia ci sono numeri impressionanti e vogliamo che si mettano in atto tutti gli interventi utili a favorire la ricerca delle persone. Ad esempio l'acquisto di cani specializzati nella ricerca, l'acquisto di un georadar che normalmente viene noleggiato, per cui con tempi di attesa lunghissimi, o ad esempio l'adozione di un piano regionale per la ricerca delle persone scomparse, perché i piani provinciali sono, cioè la provincia di Palermo ne ha uno, quella di Trapani ne ha un altro, per cui cercare di avere una centralizzazione degli interventi, perché gruppi cinofili ad esempio ce ne sono tanti, però manca, ripeto, l'organizzazione. Non soltanto, ma ad esempio le persone, le famiglie delle persone scomparse a volte hanno difficoltà economiche, per cui ad esempio che la regione si faccia carico del patrocinio legale gratuito utilizzando l'avvocatura regionale per le persone bisognose. Oggi siamo qua davanti al palazzo della regione con la speranza che ci dia ascolto e che ci aiutano a ritrovare a tutte queste persone scomparse, perché un figlio che si allontana da casa per andare a giocare a pallone non può scomparire così nel nulla. Dobbiamo sapere che fine hanno fatto questi ragazzi. Io sono qua per la scomparsa di mio padre, che è scomparso il 27 giugno del 2012. Spero che i signori ci ricevano, perché noi vogliamo mezzi, cerchiamo mezzi per ricerche migliori di questi scomparsi. Abbiamo raccolto appunto le firme per la petizione e creare un gruppo speciale con strumenti più adatti e per avere dei georadar, dei cani appunto addestrati per trovare le persone scomparse, perché veramente è una cosa che non posso andare più avanti. Siamo uniti nel dolore e vogliamo delle risposte. Sono il fratello di Marcello Volpe, sparito da 2 anni. Qua ci sono tantissime altre famiglie che cercano oggi persone scomparse, giovani, meno giovani. Cerchiamo appunto di lavorare tutti insieme per richiedere degli strumenti e continuare fin quando non verranno fuori delle risposte. Oggi io non sono più sola, questo popolo dei familiari degli scomparsi, tutta la gente che è vicina a noi, che è desiderosa di verità e di giustizia, oggi sa di che cosa stiamo parlando. E io posso anche stare in silenzio, perché ci sono gli altri che parlano. Ringrazio tutti, sono commossa dal profondo del mio cuore.